Beh sì, ci troviamo comunque ancora una volta al secondo posto, anche se comunque non è l'obiettivo di inizio anno, perché l'obiettivo di inizio anno era quello di creare un gruppo nuovo e provare gara per gara, testarlo, vedere dove poteva arrivare. Inaspettatamente siamo secondi e proveremo a starci fino alla fine. Beh, la gara in casa del Diavoli Rosa Brugherio è una gara molto difficile stata, in quanto Brugherio forse ha perso, accusa di memoria, forse la prima partita di campionato, poi non ha mai più perso in casa. Siamo riusciti a ottenere 3 punti fondamentali in una palestra molto difficile. Beh, dal mio punto di vista i giochi sono abbastanza assegnati, anche perché Cantù presenta un organico di un altro livello, secondo me, rispetto alle squadre che partecipano a questo campionato. Noi sicuramente domenica proveremo a dar fastidio con l'obiettivo di fare qualche punto, questo è il nostro obiettivo. Se dovesse vincere la Caloni con un risultato pieno, quindi accorciare, dimezzare quelle che sono le distanze, potrebbe riaprirsi però il campionato? Dal mio punto di vista, se questo succedesse, sì, perché poi Cantù ha delle trasferte abbastanza impegnative. Ripeto, non illudiamoci, noi viviamo la giornata e guardiamo gara per gara. Chiaramente l'obiettivo è quello di provarci fino in fondo domenica. Una battuta te la chiedo anche sull'altra bergamasca, sulla Dianetics, ha perso il treno definitivamente per la salvezza venendo sconfitta in casa da Brescia? Io penso di no, visto l'organico della squadra, visto che la squadra sta lavorando a pieno regime e tutti gli infortunati sono stati recuperati, secondo me Dianetics Cisano Pallavolo riuscirà ad ottenere un risultato importante, che è quello della salvezza.